Una donna su tre nel nostro paese ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. È uno scenario di guerra civile, che pure non desta abbastanza orrore nell'opinione pubblica. Ci dimentichiamo in fretta. Ci dimentichiamo in fretta dei titoli urlati sui giornali e delle foto postate sui social. Ci dimentichiamo in fretta, come se non ci riguardasse. E invece quelle donne e quegli uomini siamo noi, vittime e aguzzini. Siamo noi, siete voi. Non sono marziani che possiamo rimandare indietro per liberarci dal dolore. E nemmeno possiamo credere che il tempo ci anestetizzerà e che quel dolore non lo proveremo più. E tutto succede qui, tra di noi, nella casa accanto, nei garage abbandonati, fuori dalle discoteche. La sopraffazione e il disprezzo invadono gli spazi che noi lasciamo liberi, gli spazi che noi non occupiamo con la promozione del rispetto. Dobbiamo pensarci noi, occupare gli spazi, promuovere il rispetto, non dimenticare. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Consulta delle Lette del Piemonte ha promosso la proiezione gratuita del film Malala a tutti gli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori del Piemonte. L'obiettivo è quello di permettere a voi studenti di conoscere l'esempio della vostra coetanea Malala Yousafzai e confrontarsi su temi attuali quali la violenza, la libertà di espressione e il diritto allo studio. La vicenda di Malala ha commosso il mondo intero. Aveva appena 15 anni quando fu vittima dei talebani pakistani che le spararono 3 colpi alla testa mentre tornava a casa da scuola, riducendola in fin di vita. La sua unica colpa è stata quella di aver manifestato fin da bambina il desiderio di leggere e di scrivere. Malala è una paladina di diritti fondamentali e suggerisce anche a chi li ha già di tenerseli ben stretti, perché nulla è garantito per sempre. Malala dice di sé: io ho il diritto di cantare, io ho il diritto di andare al mercato, io ho il diritto di parlare, avrò la mia istruzione, non mi fermeranno. Auguro a voi tutti una buona visione e una profonda riflessione.